nuovo episodio di Duelist GX, Duelist GX di PlayStation 4. Ora devo affrontare il duello un serpente nell'erba. Gino affrontò il professor Viper su una pericolosa piattaforma che raggiungeva il cielo. Gino voleva informazioni riguardo il bioband e sfidò la Viper a duello. Benvenuti amici, sono felice che siate qui. Non lo sarai. Vai per il momento di porre fine a tutto questo. Troppe persone sono rimaste ferite. Esatto, disattiva questi bioband. Calmati, cara mia, presto sarà tutto finito, ma ho ancora bisogno di una cosa da te, Jane. Con il tuo aiuto comprerò la mia missione e farò risorgere un grande potere. Non ti aiuterò a far niente, non capisci? Adesso siete tutti miei, guardatevi intorno, non c'è scampo. L'unico modo per scendere è la vostra sconfitta. Non è giusto? Ha già messo Jane sotto torchio. Lasciagli recuperare tutta la sua forza e poi potrà duellare. Sei un grande bullo. Duellerò, ho già battuto altri più potenti di lui. Ma tu non vale il tempo e lo sforzo, quello che vuole Jane e Yuki. Lui è l'unico che duellerò. Ah sì, allora abbiamo qualcosa in comune, perché tu sei l'unico che voglio duellare. È arrivato il momento di combattere, Viper. Sì. Sono così contento, Jane, sono sicuro che non rimarrò deluso. Userò il deck della storia, quindi il deck di Jane, sperando che non sia troppo né spaziale. Uso il mio Lega Codice, Professor Tenderoni Viper. Adesso prendo a iniziare. Quello si capisce bene. Guardiamo. Mi pesca, pesco anch'io. Metto una carta magia e mostro coperto. Intanto vedo poesia. Attivo R, giustizia, e distruggo la sua carta per uno. Provo ad attaccare, sperando che il suo mostro non sia più potente del mio. Sì, vinci questo serpente e termino il turno. In pesca, butta serpente veleno e distrugge il mio mostro, chiudendo un altro. 1.200 punti di danno. Non posso fare niente, posso avere sfidato il suo buco nero, distruggere tutti i suoi mostri e terminare il turno. Mi passo una carta e termino il turno anche lui. Io invoco Spartan. Pioggia di serpenti, scarto un sacco di carte serpente e termino il turno. Evoco l'ombra. Quindi attacco il cuore direttamente con la spasme. Attivo questa giustizia, posso distruggere questa e questa. Attacco direttamente. E guarda se posso evocare Braided. No. E termino il turno.
perfetto, metto un po' di volume su tutti i miei mostri. Evoco tuppa della carta e attacco direttamente. 400, 1100, 1300. Posso farmi un calcio per il mio turno. Vi attivo ancora i segnali di veleno sui mostri. Evoca vitra veleno usando un segnalino di veleno, gli tolgo un sacco di punti. Attivo questo. Posso attivarla? No. Non posso far niente. Ok, mi sa che recupererà perché non ho mostri. Metto un altro mostro più certo. Mi metto anche il serpente. Questo. Evoco. Guarda. E qui direi non effetto. Provo ad attaccare distruggendo il suo serpente, mi distruggo, metto questo blocco coperta e tengo il turno, attiva l'effetto, metto il segnalino veleno sul mio, guarda, pesca e metto una carta coperta, metto un altro segnalino veleno. Quando attacco mi abbassi i punti di attacco, ho capito? Cioè, stavo segnando il principesso serpentino, mi distrugge il mio mostro e danno rettile. E se invece i punti calano anche i suoi. E dopo spacchino. E lui attiva una offerta di divinità, sacrifica tre mostri e non posso far niente, posso solo terminare il turno. Mi servirebbe un cancello della fusione, sacrifica un mostro per evitare un buon veleno e mi sfido di essere un punto di danno. La farò battere, non posso usare con la mia opzione, non lo posso evocare però. Sì. E adesso posso attaccare, boh, veleno, dovrei riuscire a distruggere. Vediamo cosa ho sbloccato. Geni sconfisse Viper, ma i dio belli lasciano tutta l'energia catturata nel duello, risvegliando l'antico male chiamato Yube. Ho ricevuto abbastanza energia per rinascere, ma Viper ha perso e non è riuscito a sconfiggere Gene. Yube ha attaccato immediatamente Viper per non aver sconfitto Gene, poi trasportò tutti in un'altra dimensione. Non avendo ancora recuperato tutta la sua forza, Yube cercò un ospite umano da possedere, trovò l'host perfetto di Marcel. Gene e il suo gruppo improvvisamente sentirono brillare e Marcel urlare, si precipitarono al loro fianco. Cosa è successo? Svegliati. Gene lo ha perso. Ha perso Marcel, ha cercato di fermarlo, ma mi ha graffiato con la sua mano raccapricciante. Blair, resisti. Mi domando se questa cosa che ha attaccato Blair è stata la cosa che ha salito Viper sulla piattaforma. Ho sbloccato una nuova campagna, l'ho sbloccata al volo dimensionale. Il volo di Oliver Titus, serpente dell'erba. Nuovo avatar sbloccato, professor
Telendus Viper, nuova iniziativa sbloccata Valeria Rettiliani, nuova sfida Dex sbloccata Invasione dei Vermi, nuovo premio K, Venno, Minga, la divinità dei serpenti velenosi, Palude Veleno, Vipra Veleno e 1439 punti di vittoria. Adesso farò anche di questo il duello invertito, serpente nell'erba, Zero Viper nel suo deck. Non so riesco a batterlo, quindi scartano lui, quindi riesco nel secondo, quindi devo andare con la carta meglio che avevo e mi permette di abbassare i punti lì. Direttamente
aqui sobre o fininho. Resposta. Aqui vai em 90. Resposta vai dar. Allora, nuova ricetta del tempo, cada dia di aiuti, eroi, anche mio, nuova carta, mi vai, non vai a restare, nuova carta, prima, prima carta, legge, e mia decisione va a trovare un po' di storia. Nel prossimo episodio devo affrontare un livello dimensionale, mi piace tutti per essere iscritti al canale, vi invito a mettere mi piace e a fare, se avete dei commenti da fare, mettete nella zona commenti per aiutarmi a migliorare il video. Ciao a tutti, alla prossima. Che fumo indomio? Sì. Cos'è Cristiano Ronaldo?